Non so se abbiamo il Sì, nostro dovremmo avere in amico. diretta Diego da Torino. Abbiamo Diego da Torino. Ciao Diego, Eccomi qua, buonasera. ciao a tutti. Ciao Ciao Diego. Diego. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Beh, Ciao grazie dei amici ragazzi. laziali. Grazie dei ragazzi. Ma lo dico anche a me stesso. Ah, E beh. mezzo Sì, siamo secolo è coetanei, siamo passato. poi con Diego, siamo coetanei, quindi. Di pochissimo è passato il primo mezzo secolo. È vero, è vero. Vero. Allora, io stavo facendo un po' un rapido riassunto di questa tragedia di Superga. Voi, Ho Diego, è sentito. tifoso del Toro, insomma, che chi non l'avesse capito è meglio spiegare, ma penso che tra un po' lo capiranno tutti. Diciamo, sono considerato un tifoso storico, ahimè, per vista l'anagrafe della curva maratona. Vabbè, adesso, detto che i capotifosi vanno più di moda, detto che è un periodaccio. E ti volevo dire, insomma, c'è stata questa ricorrenza, no? So che voi fate come associazioni, come tifoseria, ricordate spesso questa tragedia, però allo stesso tempo avete, se non sbaglio, anche addirittura creato un museo, cioè c'è una cosa che non avete scordato, ovviamente perché tifosi del Torino, no? Però è una cosa che secondo me va pubblicizzata anche qui a Roma, perché come ho detto prima, quei calciatori 9-11 giocavano con la nazionale italiana. È vero, grazie. Grazie per questo ricordo che mi coinvolge. Effettivamente, addirittura in una partita 10-11 della Nazionale Azzurra erano componenti del Grande Torino, giocò soltanto il portiere della Juventus al posto di Bacigalupo, quindi si era anche rischiato di fare la lei, perché Bacigalupo era comunque nel giro della Nazionale, pur essendo ancora molto giovane, soprattutto per un portiere. Effettivamente per noi il ricordo del Grande Torino, per noi granati intendo, è molto vivo e ogni anno ci sono moltissime manifestazioni e commemorazioni che lo vogliono ricordare e onorare. Ieri in particolare c'è stato veramente un boom di manifestazioni, complici, diciamo, il fatto che il Torino vive un momento relativamente favorevole rispetto al passato, dopo anni di purgatorio della Serie B. Stiamo rialzando un po' la testa, complice una giornata stupenda che ha favorito lo svolgimento perfetto di varie manifestazioni, complice il fatto che in perfetta concomitanza, diciamo tutte nel 4 maggio, ci fossero manifestazioni al leggendario Campo Filadelfia. A proposito del Le campo solite Filadelfia, no? Scusa se ti sì. interrompo, Diego, No, dimmi. perché qua noi storicamente avevamo il campo Rondinella, poi vicino a questo campo Rondinella hanno costruito lo stadio Flaminio, noi insomma ci abbiamo sbattuto la testa fino a un paio d'anni fa, poi ogni tanto c'è qualche ricurgito che ci dicono sì, forse ritornerà il Flaminio o meno. Adesso potrebbe essere il momento Là adatto. invece lo stadio Filadelfia, io so che è stato per anni abbandonato e non so poi che cosa è successo tramite comune, siete riusciti a. In sostanza, credendo alle promesse di alcuni uomini politici, i tifosi del Toro non si sono opposti qualche anno fa all'abbattimento pressoché totale, a parte alcuni morconi storici protetti, all'abbattimento totale pressoché totale della struttura, e convinti che ci sarebbe stata una ricostruzione a breve, che ahimè ovviamente non c'è stata. Quindi dopo anni di battaglie e quant'altro, adesso sembra, dico sembra, perché finché non lo vedrò non ci Certo. crederò, sembra che sia il momento giusto e che davvero il progetto di ricostruzione stia partendo e veda la fine entro breve. Io Cioè, però loro sono vorrebbero ancora fare uno scettico. stadio nuovo per far giocare il Torino, proprio in quel posto dove No, c'è il vecchio. no, non giocherebbe la prima squadra, Ah. ma sarebbe, diciamo, il campo per la primavera oppure per partite, diciamo, Ho capito, di livello minore, non ufficiali, magari amichevoli, cose del genere, e sarebbe anche, ospiterebbe il museo del Grande Torino della leggenda Granata e alcune strutture per le giovanili. Questo è quanto stanno dicendo che succederà. Ci sono persone di mia assoluta fiducia che credono fortemente nel progetto, tipo le persone della memoria storica Granata e altro, e la mia diffidenza non è certo legata a loro, la mia Certo, diffidenza è no. tutta per i politici, ci Beh, mancherebbe altro. No, la diccela a scusate, noi, insomma. Una cosa esatto, comune da questo, un male dispiace comune. perché credevo Ma che sì. dal nord al centro è uguale. Ma certamente sì. Adesso io ho
Poi spero ovviamente di essere clamorosamente smentito, che il mio scetticismo sia stato veramente esagerato, e fra un anno e mezzo, due anni, tre anni, quello che sarà, di poter andare a vedermi una bella partita al campo Philadelphia ricostruito. Beh, io ve lo auguro come tifoseria, insomma, e soprattutto come storicità, perché poi a parte la nostra vecchia amicizia con i tifosi del Torino o meno, però la cosa che mi ha sempre colpito è questa storicità che loro anche la portano avanti, perché è un motivo di vanto con il fatto del grande Torino, insomma. Poi hanno fatto non so quanti film hanno fatto sul grande Torino, no? Sì, no? Beh, film, fiction hanno fatto di tutto e di più, insomma. Poi c'è il massimo numero, dicono addirittura del mondo, di pubblicazioni editoriali, insomma libri, in parole povere, insomma, una tutti... squadra di calcio. Pare che noi si vanti il record del mondo addirittura. Questo ovviamente ve lo dico è con beneficio di inventario, ma l'ho letto su da diverse parti, quindi penso che sia vero, anche perché veramente la bibliografia granata è pressoché infinita. Credo che nessuno possa dire di possedere tutti i libri sulla storia del Torino. E ovviamente i libri sulla storia del Torino sono spesso e volentieri, diciamo così, improntati sulle vicende degli cosiddetti invincibili, gli eroi di Superga, insomma, il grande Torino. Tornando a quello che dicevo, oltre a Philadelphia, che attualmente diciamo è un cantiere, c'è poi il museo del grande Torino, la leggenda granata, che è portato avanti con grande volontà e capacità da un gruppo di valorosi volontari, ed è un luogo assolutamente da visitare. Dato che la città non ci è sempre amica, il museo non ha trovato sede in Torino, ma è a Grugliasco, un paese, a Torino non c'è stato verso di trovare una sede adatta. Penso che qualcuno, adesso magari Bartolese tra le ruote, perlomeno non abbia aiutato, chiamiamola così eufemisticamente, e pertanto il museo a Grugliasco. Ma consiglio veramente a tutti i tifosi della Lazio che si dovessero recare a Torino per un qualsiasi motivo di andarlo a visitare, perché ritengo veramente imperdibile per un appassionato di calcio. Ma non lo dico io, lo dicono i visitatori, tifosi di altre squadre o tifosi di nessuna squadra che si sono trovati a visitarlo, ne sono usciti veramente molto coinvolti. Oltretutto si trova anche in una location prestigiosa, perché in una stupenda villa, una villa d'epoca che si chiama Villa Claretta, quindi già la location meriterebbe da sola la visita, anche se fosse vuota, ecco, per dire. Certo. Beh, e questo del museo è una grande iniziativa, che qua hanno combattuto, pensa, poi io lo racconto a te, ma è come se è normale che lo sentono anche i nostri ascoltatori. Il museo della Lazio, c'è stato un combattimento qua, per chi lo doveva fare per prima? Farlo. È fatta, e abbiamo preso la caserma, mi arrivano queste telefonate, una caserma senza problemi, sì, lo facciamo. Alla come fine, andare a finire? Come andare a finire? Nulla di fatto. Personalmente ci sto presso, perché è una grandissima idea, secondo me, da circa 8 anni, e in 8 anni ho visto la gara a chi diceva più stupidaggini. Questo è il dramma, perché poi senti i ragazzetti, no, i più giovani, e sicuramente li sentirete anche voi là a Torino, adesso al di fuori che avete aperto questo museo storico del Torino, che magari andavano, sai, sono stato al campo del Chelsea, ho visto il museo, sai, sono stato a Barcellona, c'è il museo, bello. È possibile, lo sbaglio, se noi no? Non si riesca, certo che non si riesca in Italia a fare strutture dello stesso livello. Lo so, in Italia hanno altre cose da parlare. Manca la cultura calcistica. Manca una c'è una mancanza di cultura calcistica che prende a tutti i livelli. Quello è il dramma. Prego. Scusami, ho interrotto. Anche perché questi musei possono diventare preziosi, diciamo così, siti turistici, risorse economiche da sfruttare. Adesso lo dici qui a Roma, attento che a Roma ci stanno proprio l'avvoltoio. Allora facciamo risorse, economiche, soldi. Scherzo, ovviamente, Diego, non scherziamo molto. Sì, io penso di avere capito cosa volete alludere. Noi scherziamo. Ci conosciamo tanto, Diego. Allora, io ti ringrazio, Diego, un saluto, un abbraccio nel ricordo della Torino Granata di Superga, soprattutto per questa tragedia. Grazie. E poi, se mi concedi ancora
manciata di secondi volevo anche dire a tutti i tifosi della Lazio, anche del Torino, che al cimitero monumentale ci sono dei siti, al cimitero monumentale di Torino, intendo dei siti di interesse straordinario che consiglio a tutti di visitare, che sono proprio legati al Grande Torino. Infatti addirittura 11 vittime della tragedia di Superga riposano in alcuni loculi, e ci sono altre vittime che sono invece, diciamo, ospitate in delle tombe private di famiglia, e quindi per un tifoso del Torino che è legato alla memoria storica è senz'altro un luogo da visitare. Noi ti mandiamo per adesso al museo, al cimitero, insomma, un po'. No, scherzo, beh, ovviamente, cerco di sdrammatizzare. Di visitarlo, perché, da vivi. No, io è normale che cerco di sdrammatizzare, capisco il vostro ricordo. È normale che per noi è una cosa sentita, però non sarà mai come voi. Insomma, voi quella maglia ce l'avete nel cuore, è normale che è un altro discorso. Cercavo di sdrammatizzare per fare un po' di ironia. Io ti. Prego. Com'è? Volevo... Dimmi, io sono in attesa. Volevo dire la formazione del Grande Torino. Oh, così ci congediamo ancora così. Ancora una manciata di secondi. Bacigalupo giocava. Bacigalupo era il portiere, quindi no. Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Crezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ossola. Grazie per l'ospitalità, vi abbraccio forte. Un saluto a tutti. Un abbraccio anche a te.